nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà. Un cordiale buonasera a tutti i nostri telespettatori, torna a Correre per Sport, torna il mercoledì, ma non torna il nostro presentatore ufficiale Roberto Paoletti, che questa sera ci siamo avvicendati, lui ha fatto la prima parte di agosto, io faccio questa puntata, speriamo di tornare tutte e due assieme per la prossima settimana. Ma intanto presentiamo gli ospiti, abbiamo un parterre abbastanza importante, sante sono le gare, tanto le iniziative, questa sera vedremo anche non solo legate al podismo. Abbiamo il sindaco di Gamberale, Maurizio Bucci, caro Maurizio, abbiamo parlato, straparlato, finalmente il momento della sgamberalata. Buonasera a tutti, sì, è il momento della sgamberalata, il 14 poi ne parleremo in maniera... Siamo già alla sesta edizione. Sesta edizione, siamo contenti e niente, cioè auspichiamo una bella presenza nutrita anche il 14 a mattina. Avremo tempo di invitare tutti i nostri amici podisti, ma prima ancora del 14 passeremo per Borrello sabato pomeriggio 11 agosto, dove ci aspettano i podisti frentani. Paola, siete una società sempre più in evoluzione, sempre più numerosi, devo cominciare a dire una delle nostre perle WISP. Buonasera a tutti, sì, vi aspettiamo sabato pomeriggio Borrello, quindi siamo in montagna. Anche per quanto riguarda Paola dovremo parlarne, perché ci sono tante iniziative, tante novità, tante conferme. Sì, abbiamo di che discutere tra un po'. E a fianco a Paola invece abbiamo Giuseppina Di Giovanni, che è assessore al turismo della città di Silvi. Non è un volto conosciuto perché questa sera la conosciamo grazie al duathlon, al triathlon ed una manifestazione importante che si terrà a Silvi. Giuseppina. Sì, sì, buonasera a tutti. Sì, il 12 agosto avremo questa prima edizione del triathlon. E mi chiedo di venire tutti a partecipare a questo evento, perché sarà un evento unico sicuramente, per cui a dare manforte a Giuseppina abbiamo il nostro, e dico nostro perché è un collega, collaboratore, coordinatore WISP, Amedeo Di Meo, che coordina ed è responsabile dei settori duathlon e triathlon. Buonasera Amedeo, con te vedremo un po' tutti gli aspetti tecnici della disciplina. Sì, grazie dell'invito Alberico, è un piacere per me essere qui in questa che è la famiglia della WISP. 12 di agosto alle ore 18 ci sarà questo triathlon a Silvi Marina, è un triathlon di livello nazionale, abbiamo già tanti preiscritti, ringraziamo l'amministrazione, insomma tutte le autorità di Silvi che ci hanno accolto a braccia aperte. Ne parleremo poi con calma, ma quello che volevo chiarire era questo connubio tra la Lega Ciclismo e la Lega Atletica, perché ci si incontra in qualche modo il 12 di agosto tra atletica e ciclismo, perché c'è una manifestazione promozionale, sì, per i bambini. Sì, c'è anche una manifestazione promozionale prima dell'evento, che è quello principale, il triathlon. Abbiamo deciso di dare spazio anche ai bambini, i quali saranno protagonisti le categorie da 0 a 5 anni fino ad arrivare a 14-15 anni. Giustamente ci sono tanti atleti attempati, tra virgolette, amatori che hanno dei figli, e quindi diamo spazio anche a loro con questa mini manifestazione riservata proprio ai più piccoli. Loro faranno solo podismo perché giustamente sono ancora troppo piccoli per essere iniziati a una disciplina dura e impegnativa come il triathlon, però almeno parliamo di sport, facciamo fare sport anche ai piccoli, che insomma
tecnologicamente insomma sono molto impegnati e magari tralasciano quelle che sono le attività fisiche. Si parte con i bambini sulla costa, ma caro Maurizio, si partirà con i bambini e tu tornerai bambino ancora una volta, perché ti vedo divertito anche se impegnato come sempre. Si partirà con i bambini anche a Gamberale quest'anno, probabilmente la data è ancora più nel clou del, diciamo, delle ferie estive, per cui ci aspettiamo una partecipazione ancora più importante. Ma sicuramente poi la data credo possa andare bene anche per contribuire alla partecipazione di dei ragazzi piccoli, e a me questa cosa mi riempie di gioia, perché è un momento veramente particolare vedere tutti questi bambini che corrono per rimanere poi alla fine senza fiato, fanno questa competizione bellissima. Quest'anno tra l'altro abbiamo aperto anche una collaborazione con la Valle del Sole, che è il villaggio turistico di Pizzoferrato, che dista solo 4 km da Gamberale. Là organizzano tutto questo periodo, stanno organizzando una serie di eventi sportivi, quindi probabilmente avremo anche molti iscritti di quelle categorie di bambini, arriveranno anche da Valle del Sole, quindi quest'anno sarà sicuramente un parterre nutrito alla partenza e quindi sarà sicuramente un momento particolare. Quanti abitanti ci sono a Gamberale d'inverno e quanti abitanti ci sono il mese di agosto? Ma solitamente noi siamo intorno ai 320-330 abitanti in periodo invernale. Poi di questi periodi, proprio questa mattina facevamo delle valutazioni insieme alla società dei rifiuti, che è il nostro termometro, diciamo, perché quando certo, poi i rifiuti si raddoppiano, si triplicano o addirittura diventano esponenziali, è chiaro che quello è sinonimo di presenza di abitanti. Però diciamo che quest'anno poi anche il tempo ci sta aiutando. In questo periodo Gamberale si sta riempendo di gente che ci viene a trovare, ma anche turisti di passaggio, perché tra Gamberale e Pizzoferrato insomma abbiamo delle belle strutture che fanno in modo di portare gente. Come vediamo dal volantino, la partenza è molto comoda, prima di tutto per permettere a tutti di arrivare per tempo, prepararsi senza dover fare levatacce, ma anche perché possiamo comunque garantire che il solleone a Gamberale anche il 14 agosto difficilmente farà. Quando parliamo di solleone a Gamberale vorrei solo ricordare, mi pare due anni fa, un'edizione pomeridiana con 6 gradi. Freddissima, 6 gradi di temperatura, era il 9 agosto, 10 agosto, quindi siamo in quota, quindi 1400 metri, questo è il clima. Poi tra l'altro questi giorni i temporali pomeridiani rinfrescano abbastanza, ecco, ci sono delle escursioni termiche straordinarie, però credo che la mattina insomma evitiamo, la temperatura sarà anche ideale per gli atleti. C'è molto fermento, Maurizio, in casa WISP, perché ci saranno dei pullman che muoveranno addirittura da Cinta Sant'Angelo, da Tocco da Casauria. Questa sgamberalata è nata 6 anni fa, forse è stata proprio una tua scommessa, possiamo quasi dire che è una realtà. Sì, beh, ormai è consolidata la sgamberalata, credo qualunque podista l'avrà già fatta e rimane affascinato soprattutto da quello che è l'arrivo straordinario sul castello. Mi pare che quest'anno ci sia stato anche un sondaggio online. Sì, infatti ci torneremo poi nei saluti conclusivi. Credo che ormai sia consolidata, è un evento noi ci fa anche un po' da promozione turistica, ma soprattutto è un momento in cui tutto il paese si raccoglie intorno a questo evento e ribadisco, al di là di quelli che sono gli atleti, che poi mi pare siano anche di ottimo livello, i partecipanti ogni anno ci sono stati dei vincitori importanti, credo la partecipazione proprio di tutti questi bambini, e per me quello è il motivo di orgoglio, perché vedere tutti questi bambini che corrono per me è un motivo di grande soddisfazione, ma proprio per quello che diceva Amedeo rispetto ai bambini che oggi sono, ecco, tecnologici ma non fisici, e quindi questo è un momento anche per spingerli, magari per farli trovare su un piano diverso, che non è quello di giocare col telefonino, l'iPad, ma fare una competizione su cui non devi predisporre nulla, un paio di scarpette ginni, che un pantaloncino, una maglietta, i bambini possono correre e si divertono comunque tanto. Paola, ben poco di tecnologico anche a Borrello, perché abbiamo un percorso impegnativo,
direi quasi duro, ma bellissimo, in cui praticamente l'iPad e la tecnologia ci sembrano cose veramente inutili. Fuori luogo. Sì, anche quest'anno la settima edizione, così come la gara di Gamberai, diciamo che è diventata un must questa di Borrello, la caratteristica è che il percorso è sempre quello. Difatti su questa caratteristica abbiamo potuto stilare gli arrivi degli assoluti, sia uomo che donna. Tu, Alberico, ci sei diverse volte e quest'anno abbiamo deciso di istituire un premio speciale per chi supererà sia il tuo tempo che quello della donna dell'anno scorso. Che abbiamo visto infatti diversi atleti anche della mia società mi chiedono se effettivamente ci sia questo premio o se è una provocazione. Il premio c'è ed è anche consistente. È consistente, quindi invitiamo i top runner a venire a Borrello. Dicevo prima, ma Paola, i podisti frentani sempre più attivi, organizzate più manifestazioni. Sì. Quest'anno avete già centrato una grande manifestazione che è la Tre Borghi. È stata prima della Tre Borghi, sì, nei comune di Frisa, che ha attraversato appunto tre borghi, Badia di Frisa, Frisa e Guastameroli. E adesso c'è il quarto borgo, perché a Borrello chi avrà fatto tutti e quattro i borghi avrà diritto ad un ulteriore premio. Avrà un altro premio, sì, un paio di calzini tecnici che abbiamo messo nel volantino, che vedremo adesso scorrere anche nelle immagini sul PC, la combinata. Chi avrà corso sia la Tre Borghi e chi correrà la gara di Borrello avrà diritto a questo paio di calzini. Insomma, sono tante le iniziative che riuscite a fare, però come mi dicevi prima, Borrello vive, così come Gamberale, una giornata di trionfo con tutti questi podisti che la invadono. La cosa bella è che tutto il paese collabora per la perfetta riuscita di questo evento. Un evento che segnala soprattutto il passaggio nella riserva, che è la perla di Borrello e che vede tutti gli anni accogliere diversi turisti. Quindi veramente aspettiamo un pubblico numeroso. Tantissimi sono già iscritti nella non competitiva, proprio perché, come dicevi, è una gara che si segnala come una gara dura, sì, è impegnativa, effettivamente impegnativa. Invece sono molto più abituati a questo traffico di podisti e di ciclisti sulla costa. Penso che Alba Adriatica viva forse il problema inverso del traffico. Però credo che in ogni caso una manifestazione così importante, è la prima edizione, Giuseppina, sì, però già se ne sente parlare da tempo e secondo me stiamo già preannunciando un successo, può portare forse anche a livello turistico una ventata di qualcosa di nuovo, comunque un ulteriore servizio ai tanti turisti che già sono sul territorio. Sicuramente, noi quando ci hanno proposto questo progetto, premetto che noi siamo entrati in carica da poco, era già iniziata la stagione estiva e Silvi non raddoppia, triplica i suoi abitanti, ma anche forse di più. Tra l'altro, come diciamo spesso, il sindaco, ma anche gli assessori, i consiglieri sono praticamente in trincea, perché oramai è il punto di incontro fra l'istituzione e il cittadino. Pensi se arrivano, vengono eletti nel mese di giugno, quindi fine giugno. Sono a Silvi Marina. Per cui sì, sicuramente siamo stati, diciamo, capotapultati in questo mondo turistico, ormai una stagione è già iniziata e abbiamo dovuto prendere diverse decisioni per poter fare un calendario estivo decente, per poter, diciamo, anche soddisfare le esigenze di quei turisti che sono già numerosi, figuriamoci ad agosto. Quando ci hanno proposto questa manifestazione, io ero un po' titubante perché è una manifestazione molto complessa, il triathlon, puoi farla in un paese con tanti turisti in quel periodo, il 12 agosto, stiamo parlando della settimana di Ferragosto, a Silvi c'è il boom dei turisti. Però abbiamo collaborato, abbiamo chiesto l'aiuto delle autorità della zona, ma anche della protezione di civile, della capitaneria di porto. Abbiamo cercato di creare, ci hanno proposto un percorso fattibile, cercando di non creare troppi problemi al traffico, perché si tratta sempre di una domenica di agosto, quindi era anche difficile poter bloccare le strade, quindi abbiamo cercato di facilitare il più possibile il transito delle automobili, quindi il rientro dal mare dei turisti giornalieri soprattutto.
E per creare questa manifestazione importantissima, a mio avviso, perché il triathlon è una manifestazione sportiva complessa ma molto importante. È alla prima edizione, quindi se andrà bene speriamo di farla nuovamente il prossimo anno, e invito tutti a seguire questa manifestazione. Quanto è stato importante, Giuseppina, avere al fianco un'altra istituzione sportiva garante e comunque importante come la WISP? Ma sicuramente è stato importantissimo, perché loro hanno organizzato, ci hanno coadiuvato, hanno loro preso contatti con le autorità per cercare in ogni modo di rendere più sicura possibile questa manifestazione, perché ripeto, certo, vista l'affluenza di persone ma anche di partecipanti, era necessario coordinarsi in questo modo, e la WISP e loro, il presidente e chi per lui, hanno cercato in tutti i modi, anzi sono riusciti in tutti i modi a trovare un buon accordo per poter rendere sicura e creare una bella manifestazione, a mio avviso. Amedeo, io ne trovo riscontro, però effettivamente è sempre più difficile organizzare, è sempre più complicato riuscire a trovare il giusto coordinamento con le istituzioni che giustamente applicano delle norme sempre più difficili da applicare. Però in tutto questo l'istituzione WISP, devo dire che anche nel podismo, riesce a fare la sua parte, a tutelare poi gli organizzatori. Sì, Alberico, dici bene, e oggi come oggi diventa sempre più difficile organizzare manifestazioni, un po' per via della crisi economica, che non ci sono più le disponibilità di una volta. Poi per noi che comunque abbiamo il mezzo tecnico, cioè la bicicletta, dobbiamo comunque trovare delle strade che permettano di poter viaggiare in sicurezza. Andrei proprio al percorso, andiamo a dettagliare, perché non tutti i nostri telespettatori sono podisti, anche se quest'anno avete avuto molti podisti che si sono interessati all'ambiente del triathlon e duathlon. Le distanze e anche la cronologia con la quale si affronteranno le diverse discipline. Sì, bene, allora parliamo innanzitutto, questo è un triathlon sprint. Sprint, diciamo, è la prima fase del triathlon, quindi non avremo distanze lunghissime. Partiamo con la frazione a nuoto, sarà una frazione in mare di 750 metri. Usciti dalla frazione di nuoto andremo presso il centro universo, dove è ubicata la zona cambio. Prenderemo le bici da strada, perché questo triathlon verrà fatto con bici da strada, e in direzione sud, quindi verso Pescara, fino all'incrocio per risalire a Silvialta. Quindi con la bici da corsa saliamo a Silvialta, poi riscendiamo e torniamo nuovamente al centro universo per l'ultima frazione, che è quella podistica di 5 km, che è completamente pianeggiante e si svolgerà parte in Torre Cerrano e parte ad arrivare fino a Piazza dei Pini, dove poi ci sarà un evento di cibo, di food, che è organizzato dall'amico Giuliano di Persio, che è stato, diciamo, il movimentatore insieme alla sua movida eventi di questo primo triathlon, e ci ha dato una grande mano a realizzarlo da tutti i punti di vista. La gara di triathlon partirà alle ore 18, ma prima ancora si apriranno, diciamo, le danze con le gare podistiche dei bambini, che tra l'altro verranno gestite proprio dai giudici dell'atletica leggera, diciamo dai giudici di Paola Azzulli, che è coordinatrice del settore giudici. Sì, innanzitutto ringraziamo il settore atletica della WISP per questa grande mano che ci darà quel giorno ad organizzare. Diciamo che chi vuole portare i propri bambini, oltre insomma gli atleti, sono benvenuti, cioè tutti i bimbi possono partecipare a questa manifestazione. Verranno premiati tutti quanti, ci saranno delle coppe per i primi tre di ogni categoria e poi una medaglia per tutti i bimbi. Vogliamo che insomma i bimbi si divertano, ovviamente fanno competizione, però li premieremo tutti quanti in modo tale, daremo una piccola gratificazione a tutti quei bambini che si metteranno in gioco, tra virgolette, partecipando a questa manifestazione podistica. E allora io rifarei invece un piccolo salto nell'immediato, perché ricordo che giovedì 9 agosto, quindi oggi stiamo registrando, domani è la gara, si corre a Villa Santa Maria per l'edizione della Stravilla, che comunque è una manifestazione di cui abbiamo parlato, vi invitiamo, è venuto anche in questo caso il sindaco Pino Finamore ad invitarci, e oggi possiamo quasi ufficializzare la presenza del sindaco di Gamberà, Maurizio Bucci. Ci vedremo anche alla gara della Stravilla per promuovere e per invitare ulteriormente Maurizio. E io volevo confermare la partecipazione di tartufi locali, prodotti, eccetera, perché
è il territorio del tartufo, c'è un'azienda importante e sempre dà il suo contributo a questa manifestazione. Sì, l'azienda MG Tartufi che ogni anno collabora fattivamente nella composizione dei pacchi gara, insomma, un bel premio. Dei premi, quindi sotto questo punto di vista non fa mancare mai la sua collaborazione e di conseguenza credo che il valore anche degli stessi sia legato un po' alla promozione territoriale, perché così come a Borrello, Quadri, Gamberale, Pizzoferrato, diciamo, l'economia del tartufo è una questione importante, non è uno scherzo. Insieme all'ufficio stampa della UISP, e ringrazio sempre Alessandro Maselli che è uno dei più attivi di me nell'ambito del comitato, abbiamo inventato un post che, Maurizio, tu non ci crederai, ha avuto circa 6.000 visualizzazioni, nel quale forse abbiamo indovinato il format. Il castello, che è un po' la croce di questa manifestazione, ma è anche un po' la delizia, e abbiamo trovato una foto di un atleta molisano che abbiamo ricevuto, che esprime esattamente quello che poi si prova ad arrivare. Questo del castello penso sia stata proprio l'anima di questa gara. Sì, l'anima, infatti quando abbiamo deciso, non so se ricorderà, il primo anno abbiamo deciso, c'erano delle varianti, io credo che questa era l'arrivo. Qui vediamo proprio l'espressione, sì. Questo è l'arrivo, questi sono gli ultimi 50 metri di gara. Gli ultimi 50 metri che hanno un dislivello straordinario, effettivamente anche con la macchina è difficoltoso salire, quindi a piedi, però la cosa bella è che non ho visto un solo podista che si è fermato ai piedi di questa salita, assolutamente. Tu parlavi di un sondaggio. Arrivando a carponi, ma salgono. Parlavi di un sondaggio, sì, a inizio stagione, ebbene sì, l'abbiamo fatto, è stato proprio concluso i giorni scorsi, abbiamo pubblicato i risultati, praticamente c'è stato circa un 5% delle persone che hanno risposto che avrebbe preferito arrivare in piazza, quindi diciamo che l'abbiamo presentata come la croce, in realtà è la delizia di questa manifestazione. Sì, niente, questa è la questione legata al fatto che comunque credo la bellezza della gara sia anche legata a questo arrivo così abbastanza epico proprio. E quindi i risultati sono sul sondaggio, credo abbiano dimostrato che chiunque vuole partecipare dovrà fare la salita. Diamo allora appuntamento al 14 di agosto, sì, quest'anno l'edizione mattutina, quindi ritrovo alle 9.30, partenza dei bambini alle ore 10.30, gli adulti alle 11, tutti a partire da Gamberale, Pizzoferrato e ritorno. Sì, sono i tempi di percorrenza media, il vincitore oscilla intorno ai 34-35 minuti, anche meno, e quindi poi credo che in 50 minuti, 55 sarà finita la gara. Siamo tutti, insomma, a degustare tartufi al ristoro, a go-go, e quindi va bene così. Così come finiremo a Borrello, Paola, perché si gareggia, si cerca di fare il record, ci si riuscirà, non ci si riuscirà, ma poi siamo tutti assieme al pasta party a raccontare la nostra gara. Organizzata la Proloco di Borrello, quindi tartufi, pasta a volontà. Ricordo che anche quest'anno faremo come pacco gara la maglia, una maglietta distinta per uomo e per donna, particolarmente carine anche quest'anno. Quello è un gadget che avete sempre indovinato, sì, devo dire. Ed è diventato un esempio da collezione, perché sappiamo che molti iscritti e chi è venuto da sempre colleziona queste magliette. Quest'anno avrà la possibilità di fare il pandan con il calzino. Esatto, perché teniamo anche i colori. Quindi vi aspettiamo l'11 di agosto, correranno prima i ragazzi alle 17 e poi alle 18 partirà la gara, la competitiva insieme alla passeggiata. Una nottata per riposarci, cara Giuseppina, e ci troveremo a Silvi, però armati anche di bici e di pinne praticamente. Certo, vi invitiamo tutti a partecipare sia all'evento che anche a partecipare semplicemente per assistere a questa bellissima manifestazione il 12 agosto, e poi a trattenervi perché ci sarà la festa dell'Assunta, che comincerà la festa dell'Assunta, per cui che durerà 4 giorni, per cui manifestazione sportiva e feste civili. Amedeo, io tornerei un attimo sul programma della gara, perché abbiamo detto le distanze che andranno fatte, io vedo che alle ore 20 ci saranno le manifestazioni, più o meno quanto ci si impiega a percorrere tutto il percorso? I migliori, diciamo, e anche coloro che se la prendono un po' più con calma.
Beh, abbiamo fatto una stima. Innanzitutto diciamo che avremo il piacere di avere come ospite il campione italiano Jonathan Ciavattella, che stamattina era con noi alla conferenza stampa e ci ha garantito che ci sarà tra i protagonisti assoluti della manifestazione. Lui ha fatto una stima di chiudere la gara intorno all'ora, qualcosina di meno, quindi i primi sicuramente quello sarà il tempo necessario a terminare tutte e tre le fasi della gara, quindi nuoto, bici da corsa e poi corsa a piedi. Diciamo che gli ultimi staremo intorno a un'ora e mezza, un'ora e tre quarti massimo, questi sono i tempi. Finita la manifestazione ci sarà la possibilità di trattenersi nella zona food, mangiare qualcosina e poi, come diceva l'assessore, c'è tanto da fare a Silvi Marina, quindi è un motivo anche in più per restare a Silvi. Altra domanda che mi è arrivata è se possono partecipare tutti e se i tesserati atletica possono partecipare. Io ho già risposto perché lo sappiamo, possono partecipare a una manifestazione del genere. Certo, possono partecipare tutti, l'importante è essere dotati di un certificato medico all'agonismo, perché ovviamente se si hanno problemi e quindi non si può fare l'agonismo è ovvio che non si può partecipare a una manifestazione del genere. Tolto questo, diciamo, nel momento in cui si è in possesso di un certificato medico è possibile partecipare tranquillamente a questa manifestazione di triathlon che, diciamo, dura un'ora, quindi non è uno sforzo eccessivo, può essere alla portata di tutti. Anche perché ricordo che la tessera WISP è valida per la disciplina che si richiede, ma è valida anche per tutte le altre discipline se la certificazione medica è idonea per quella disciplina che si vuole. Certo, permettimi di ricordare che le iscrizioni sono aperte fino alle ore 16 della domenica, abbiamo già oltre 100 preiscritti e che è possibile partecipare sia in forma individuale che a staffetta, quindi se qualcuno magari volesse partecipare ancora e ancora indeciso, può trovare un amico che magari nuota o corre o fa la frazione in bici e quindi partecipare anche in forma, diciamo, in compagnia a questa manifestazione. Io dico di provare il triathlon perché una volta che si prova poi ci se ne innamora e tutte le gare di triathlon se le va a cercare, perché è veramente una disciplina che appassiona moltissimo. E da un weekend bello impegnativo io passerei a quello appena trascorso, che è stato impegnativo allo stesso modo, e vado a dare i risultati delle due gare WISP che si sono svolte nel weekend scorso. Si è corso venerdì 3 di agosto a Dofena, ha vinto Anna Risca della ProLife ASD davanti a Francesca Ramundi della Manoppello Soggeda e Onorina Cicchelli. Complimenti a Francesca che sta crescendo, veramente una ragazza giovanissima, categoria addirittura F16. Al maschile ha vinto Alberico Di Cecco davanti ad Antonio Bucci, terzo Albani Roberto. E riesce a fare la parte da padrone la Tocco Runner, che vince la classifica per società davanti a Runners Pescara, un ottimo risultato per la Progetto Running. Cambiano e si rimischiano le carte dopo soli due giorni a Lanciano, grande successo per la manifestazione della corsa su strada organizzata dalla Tribù Frentana, diciamo sotto la direzione tecnica di Guido Catenaro, al quale vanno i nostri complimenti, ovviamente gestita dal comitato giudici WISP che sono stati molto bravi, quasi impeccabili. E al femminile vince Felicetta Troilo della Tribù Frentana, quindi fa veramente gli onori di casa, onora la maglietta, onora la piazza e la manifestazione. Al secondo posto si conferma Gloria Ciccotelli, quindi Loretta Cianflocca dei podisti frentani, che, della quale rappresentanza abbiamo proprio oggi la presidente. Podisti frentani che la fanno letteralmente da padroni, perché avete letteralmente stravinto a Lanciano, giocate in casa, vi prendete la gara, ma soprattutto fate man bassa di questa classifica. Però nominiamo al secondo posto un'altra società del territorio, è il Crampo, al terzo posto la Runners Pescara, al quarto di nuovo una società del territorio, un territorio proprio in fermento, la Runners Lanciano, e quindi i Lupi d'Abruzzo, Tribù Frentana e Runners Chieti. La classifica al maschile non posso non dirla, vince Alberico Di Cecco davanti a Ivan Di Mario, i complimenti a Ivan che viene dal Molise in un momento di grande condizione, tornerà di nuovo in Abruzzo. Al terzo posto, forse tra i migliori in campo, con una gara forse troppo affrettata nelle prime parti, è Anthony Scarinci. A questo punto direi di chiudere questa puntata, speriamo mercoledì possa tornare Roberto Paoletti per
fare impennare di nuovo l'audience. Saluto i miei ospiti, auguro buon lavoro, un grandissimo in bocca al lupo e soprattutto a tutti voi podisti per tutte le manifestazioni, buon divertimento. Grazie. Le nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà. Song ever. It was your best song.